Oggi siamo in compagnia di una utilitaria compatta nelle dimensioni, agile alla guida e poi soprattutto molto curata esteticamente e anche per quanto riguarda il suo abitacolo, caratterizzato da materiali di qualità per essere una utilitaria. E quindi scopriamo nel nostro com'è come va la Mazda 2 col motore mild hybrid da 90 cavalli. Com'è fuori? Passiamo subito alle misure. La Mazda 2 misura 407 cm di lunghezza, 170 cm di larghezza e 150 cm di altezza. La vettura ha un nuovo design, più fresco e moderno, con linee sinuose e proporzioni da utilitaria. Il frontale si caratterizza per una mascherina scacchiera o come alternativa dello stesso identico colore della carrozzeria e per un paraurti dal disegno più sportivo. Anche il fascione posteriore ha un disegno leggermente rivisto. Com'è dentro? L'abitacolo della Mazda 2 è accogliente, ma non ti opprime perché c'è comunque spazio a sufficienza. In modo particolare c'è una grande cura per i materiali. È vero, c'è tanta plastica, ma una plastica anche dura, ma di grande qualità, che poi ha delle texture particolari, così da dividere bene le varie sezioni dell'abitacolo, anche per quanto riguarda la portiera, il cui disegno riprende un po' quello che troviamo sulla plancia, come questa parte centrale con una sorta di tessuto, quasi una finta alcantara con delle cuciture rosse che vanno ad attraversarle. E poi abbiamo anche qua sopra una plastica dura, ma come dicevo prima, con delle texture molto particolari. Ci sono poi anche delle parti con rivestimenti più morbidi, anche diciamo nelle parti che toccheremo di meno con le nostre mani, come per esempio questi fianchetti laterali dove di solito andiamo ad appoggiare il nostro ginocchio. Lo stile è davvero molto curato, ma devo dire che la parte dell'infotainment, di cui parlerò più avanti, sente un po' il peso degli anni. La Mazda 2 ha un infotainment che potrebbe essere più moderno. La grafica sembra datata, il touch si può usare solo a veicolo fermo. In movimento, per cambiare menu, bisogna usare la rotella sul tunnel centrale. Dopo aver imparato i tasti e i movimenti della rotella, si accede facilmente alle funzioni desiderate, ma ci vuole un po' di tempo per abituarsi. C'è poi Apple CarPlay, anche wireless, e Android Auto, via cavo. Il quadro strumenti è una strumentazione chiara, con il grande contagiri centrale in stile moto e un head-up display nella parte alta. Anche questo aspetto andrebbe rinnovato. La grande cura per gli interni e per i suoi materiali contrasta con il comparto tecnologico interno. Com'è l'abitabilità? E andiamo a vedere anche il divanetto posteriore, come si sta dietro. Divanetto studiato per due persone. Certo, c'è spazio per il terzo incomodo, però si siederà qua dove c'è una sorta di cunetta e quindi rischierà di toccare un po' la testa con il cielo. Io non sono tanto alto, sono alto soltanto 1,70 m, quindi brevi spostamenti qua in centro. Invece qua si sta abbastanza comodi, però lo spazio in altezza non è poi così tanto. Invece buono spazio per le ginocchia, il sedile anteriore posto sulla mia altezza, quindi 1,70 m, e buono spazio anche per i piedi. Chi siederà qua in centro, però c'è un bel tunnel centrale abbastanza marcato. Com'è il bagagliaio? E adesso andiamo a vedere anche il bagagliaio, che non è proprio capientissimo, 280 litri se sceglieremo di tenere il divanetto posteriore nella sua giusta configurazione. Se lo andremo ad abbattere completamente, 980 litri. Abbiamo un grande scalino in entrata molto profondo e poi se andiamo a vedere il suo interno abbiamo semplicemente una luce di cortesia e qualche laccetto magari per riporre il triangolo oppure degli oggetti in posizione verticale. Come va? Con me ho il motore E-Skyactiv G, quindi un mild hybrid da 90 cavalli e 151 Nm di coppia. È un 4 cilindri 1.5 benzina con poi appunto l'aiutino elettrico. Con questo motore la vettura risulta scattante e agile e questa sua dinamica di guida però è dovuta anche al setup. Un setup che ho trovato equilibrato, tendente leggermente di più al comfort di guida, quindi che mi permette sia di guidare in città facendo fronte
ai vari San Pietrini, piuttosto che alle grandi buche, piuttosto che i dossi, anche quelli un pochino più pronunciati. Insomma, riesce a colmare le asperità del manto stradale anche in città senza problemi. E nonostante questo ci permette di goderci la guida sulle strade anche più guidate, quelle extra urbane, perché il setup è equilibrato e poi perché abbiamo un volante leggero che risponde bene ai comandi, una frizione corta che ci permette di manovrare al meglio questo ottimo cambio manuale a 6 marce, con leve corte, con innesti precisi e anche adottando una guida un poco più sportiva, un poco più concitata, maltrattando un po' il cambio manuale, questo mi ha ridato sempre la marcia giusta senza impuntamenti di sorta. Insomma, questo binomio frizione dalla leva corta e cambio manuale eccellente contribuiscono a rendere la vettura molto piacevole alla guida. Il motore mild hybrid poi contribuisce non solo a rendere agile la vettura, ma anche ad abbassare i consumi. Con lei ho fatto all'incirca 400 km, sia affrontando l'autostrada, le strade urbane e le strade extraurbane, e il computer di bordo mi ha rimandato un consumo che oscillava tra i 5.5 litri e i 6.5 litri ogni 100 km. E per concludere parliamo anche della posizione di guida. Ho un sedile regolabile con le manopole, con le leve, quindi manualmente. È un sedile che mi permette di inoltrarmi bene all'interno dell'abitacolo, perché può andare anche molto in basso, così da farmi sentire ancor meglio gli spostamenti della vettura, oppure alzarmi bene per avere un controllo maggiore sulla strada. Però per una vettura che dà così tanta attenzione all'abitacolo, per quanto riguarda i materiali, per quanto riguarda lo stile, mi sarei aspettato un sedile con una regolazione elettronica, così da trovare al meglio la mia posizione di guida, cosa che non sono riuscito a fare con queste leve. Non sempre sono riuscito a trovare la posizione di guida ideale, magari alle volte avevo un sedile troppo indietro, alle volte troppo avanti, insomma una questione proprio, una minuzia che però volevo comunque comunicarvi. Quanto costa? Quindi, come abbiamo visto, lei ha diversi allestimenti, ma il prezzo di partenza per il motore benzina, quindi quello da 75 cavalli, parte da 19.900 euro. Se invece vogliamo la vettura con il motore mild hybrid da 90 cavalli, il prezzo di partenza parte da 20.300 euro. E ora, prima di lasciarci, cosa mi è piaciuto e cosa non mi è piaciuto della vettura. Mi è piaciuto il suo cambio, mi è piaciuta la sua dinamica di guida e poi l'abitacolo molto curato, nonché gli ADAS. È una vettura che ha tanti ADAS che di solito troviamo su vetture di segmento superiore. Cosa non mi è piaciuto? Il bagagliaio piccolo, il sistema di infotainment e il quadro strumenti, che secondo me sentono un po' il peso dell'età. E poi non mi è piaciuto il fatto che il rumore del motore si sente che entra in abitacolo quando alziamo i giri. E ora voglio sapere da voi cosa ne pensate della vettura, fatemelo sapere qui sotto nei commenti, seguite Motori Online sul sito e su tutti i nostri canali social, e semplicemente al prossimo video.